Pensavo non succedesse perché siamo persone forti, persone di montagna. Anche in me, devo dire, mi ha profondamente cambiato, come ha cambiato i nostri bambini alle scuole elementari, come ha cambiato gli anziani. Siamo all'entrata dei Serrai di Sottogura, che era un luogo simbolo di Roccapietole, ma dell'intera provincia, direi dell'intera regione dolomitica. Non c'è più concesso entrare perché l'alluvione l'ha portato letteralmente via. Deve essere l'occasione per ripensare il modo di costruire, di pianificare, di gestire il territorio. Un caso innovativo per l'adattamento al cambiamento climatico. Che i Cerrai di domani possano essere accessibili a tutti, così come lo erano prima, ma anche meglio di prima. Cominciavano ad arrivare davvero migliaia e migliaia di persone apposta per vederli. Questo fantastico libro della storia della Terra che si può toccare qui con mano accedendo alla regina delle Dolomiti, al patrimonio mondiale, alla Marmolada. Con un piccolo contributo tutti insieme possiamo fare una differenza enorme.